Ciao ragazze, allora era qualche giorno che avevo in mente di fare questo esperimento, oggi ho avuto un po' di tempo libero, mi sono messa a pasticciare, sono abbastanza soddisfatta del risultato e tanto è vero che stasera l'ho messo, anzi oggi pomeriggio l'ho messo questo lip gloss e la mia mamma l'ha notato, mi ha chiesto come mai avevo le labbra così gonfie rispetto al solito. Non è niente di miracoloso, niente di eccezionale, non è neanche troppo complicato crearlo, anche perché non ho tantissimi di quegli ingredienti che servono per creare da zero un lip gloss o un balsamo labbra. Ho pasticciato con quello che avevo. Non so se voi avete mai provato appunto questi lip gloss volumizzanti, hanno questo effetto, questo pizzicore che danno alle labbra quando vengono messi perché sono fondamentalmente di solito a base di peperoncino, addirittura mentolo o un mix di entrambi. Nello specifico appunto danno questo effetto tra virgolette irritante e rendono le labbra più turgide con un colore un po' più scuro. In più sono sempre lucidi, spesso e volentieri sono perlati, quindi il modo in cui la luce riflette sulle labbra amplifica questo effetto volumizzante. Io infatti ho voluto ricreare proprio questo effetto. Come vedrete nel video che adesso vi lascio, ho utilizzato quello che avevo in casa. Allora, ho utilizzato innanzitutto del balsamo labbra. Avevo un balsamo labbra che era questo. Adesso c'è troppa luce, non si vede nulla. Ok, questo della Bea, che è un gel protettivo per le labbra che non mi è mai piaciuto perché una volta steso si asciugava e lasciava una patina strana sulle labbra, non era né morbidoso come un balsamo, non so, che mi venga in mente un labello, e non era neanche un cremoso come se fosse un rossetto, non lo so, non mi ha soddisfatto. Tra l'altro l'ho comprato in farmacia e l'avevo pagato qualcosa tipo 12-13 euro, piccolino da 10 ml, quindi non è che costasse poco. Visto che ne ho trovato un altro con cui mi trovo meglio, ho deciso di sacrificare questo balsamo labbra per il mio esperimento. Ho utilizzato questo, poi ho utilizzato, come vedrete nel video, dell'olio di germe di grano. Per renderlo più fluido e perché l'olio di germe di grano aiuta molto a idratare la pelle negli strati più un po' meno superficiali, ecco, e aiuta a tenere la pelle elastica. Se non ce l'avete, va benissimo anche dell'olio di jojoba, anzi, forse è anche più indicato, soprattutto più diffuso e reperibile. Poi ho usato anche dell'olio di ricino perché l'olio di ricino è un olio particolarmente denso e fa sì che il balsamo labbra, in questo caso il lip gloss, sia più resistente, però è opzionale nel senso che come ingrediente potete anche evitare di metterlo. Poi ho utilizzato dell'olio di peperoncino. L'olio di peperoncino non è niente di trascendentale, nel senso che magari qualcuno di voi ce l'ha a casa perché i genitori utilizzano, cioè usano magari conservare il peperoncino tritato dentro i barattolini dell'olio. Va benissimo, nel senso che il procedimento per avere dell'olio di peperoncino utile ai fini della cosmetica, cioè alla fine è questo. Se non ce l'avete, si fa in maniera molto semplice: si prende del peperoncino, lo si trita, lo si mette dentro l'olio d'oliva, che tra l'altro anche l'olio di oliva ha, come sapete, delle proprietà molto idratanti. L'ho lasciato un 10-15 giorni, dopodiché l'olio che vi rimane lo potete utilizzare appunto così. In realtà per questo tipo di prodotto ne bastano due gocce, due o tre gocce, io ne ho messe un paio e già il pizzicone un po' si sente. E poi se volete potete dare colore al vostro lip gloss. Io vi consiglio di utilizzare una polvere perlata perché, come dicevo prima, il modo in cui riflette la luce amplifica l'effetto di labbra più gonfie. E niente, la colorazione può essere quella che preferite, cioè la tonalità di rosa che volete, o se non lo volete rosa e avete un semplice illuminante,
va bene comunque. L'intensità del colore la scegliete man mano aggiungendo il prodotto. Se non avete un ombretto in polvere, se non avete un ombretto in polvere, una polvere colorata da aggiungere, non fa niente, cioè prendete il classico ombretto, delicatamente grattate un po' di prodotto e usate quello. Non fa assolutamente nessuna differenza, perché sapete che comunque i cosmetici destinati agli occhi, cioè non è detto che non si possono usare nel resto del viso e viceversa. Io adesso vi lascio il video, alla fine del video c'è una piccola foto con il prodotto indossato, adesso l'ho tolto e lascio le labbra morbide effettivamente idratate, quindi è sia bello che utile. Il prodottino è questo, ve lo faccio vedere anche se da qui non rende, però me ne è uscito un quintale. Come vi dicevo, non rende, però vi lascio appunto alla fine del video una bella foto e vi lascio il video. È abbastanza semplice da realizzare, quindi con quello vi potete arrangiare con quello che avete in casa. Addirittura, se non avete oli particolari, tipo l'olio di germe di grano, l'olio di ricino, l'olio di jojoba, va bene l'olio d'oliva, cioè 2 gocce di olio d'oliva, quello al peperoncino, e il resto olio d'oliva normale va benissimo, ok? Quindi non vi fate troppi problemi, funziona lo stesso. Niente, grazie per avermi seguito anche questa volta, un bacio e al prossimo video. Ciao! Quello che vi serve è innanzitutto un balsamo labbra, io utilizzo questo della Vea. Poi un contenitore piccino per mescolare gli ingredienti, dell'olio di germe di grano o dell'olio di jojoba, poi se ce l'avete anche dell'olio di ricino e poi una polvere colorata, io utilizzo questa della Kryolan rosa e dell'olio di peperoncino. Per cominciare svuoto il balsamo labbra dentro il nostro contenitore di vetro. Ecco il prodotto all'interno del contenitore. Come vedete è molto denso. Aggiungo 2 gocce di olio di peperoncino. Cinque gocce di olio di germe di grano e 5 gocce di olio di ricino. Aggiungo l'ombretto o la polvere colorata. L'ombretto, se non è in polvere, non importa, basta grattare la superficie, potete farlo comunque del colore che vi piace. Comincio ad aggiungerne un po'. Poi man mano, in base al tipo di colore che voglio, all'intensità del colore, ne aggiungo e miscelo bene. La cosa importante è questo, miscelate molto bene in modo che non si formino dei grumi e che il colore sia omogeneo. Sono arrivata a questa colorazione. Un rosa pesca tenue con dei bei riflessi perlati. Poi, con tanta pazienza, perché questa è la parte più lunga di tutta la preparazione, con una siringa a cui ho tolto l'ago, riempio di nuovo il botticino da cui ho preso il balsamo labbra. Così posso metterlo in borsa e portarlo ovunque, posso applicarlo senza utilizzare le dita. Ecco il risultato finale.